Ciao a tutti ragazzi, io sono Batti e benvenuti al secondo episodio di Minecraft Survival. Nel scorso episodio ci siamo costruiti questa casetta e abbiamo fatto abbastanza cose come questi e ci siamo craftati una crafting table e una fornace. Purtroppo non ho ancora il letto. Poi ho controllato la difficoltà ed era messa giusta normale. Quindi, meglio se iniziamo. Allora, con quest'ascia volevo battere qualche albero per recuperare legna. Un secondo, la legna già ce l'ho, per sciogliere il ferro. Quindi prendiamo un po' di legna. Scherzavo, non... Ecco. Prendiamo anche il ferro. Ma la legna la dobbiamo prendere lo stesso. Perché se per sciogliere questi 5 di ferro consumiamo tutta la legna è un problema. Andiamo di ascia. Ecco qua, più legno abbiamo, meglio è. Questo video forse durerà un po' meno degli altri perché sto registrando quasi ora di pranzo o qualcosa del genere. Beh, i miei legni recuperati. Ecco, lo sapevo che finiva tutto il legno. Ma abbiamo almeno 5 di ferro. Con 5 di ferro ci possiamo craftare abbastanza cose. Però se aggiungiamo ad esempio questi oppure questi, il crafting è leggermente maggiore. Cosa mi potrei craftare? Allora, la cosa più conveniente sarebbe un piccone. Ecco qui. È giorno ma piove, quindi i mostri rimangono. Anche se però non li ho visti. E vi assicuro, il gioco è in modalità normale. Conserviamo tutto. E andiamo pure in miniera. Iniziamo a creare una specie di miniera. Io lo farei qua sotto. Mi sembra un buon punto per partire. Sto iniziando a trovare già abbastanza minerali. Questa cosa è grande. Sì, proprio Gaia. Prima voglio terminare il piccone in legno prima di usare la picozza in ferro, ad esempio. Speriamo di trovare molti materiali che ci potranno tornare comodi. Ecco, già ne ho recuperati ben 15 di pietra. Adesso continuo a scavare e mi si è sfasciato il piccone. Ma almeno ho trovato del carbone. Sono di livello 1. Credo di aver preso abbastanza carbone. Nemmeno vedo da dove devo uscire. C'è solo questa lucina. Ecco qua. Ora possiamo uscire. Qua c'è altro carbone. Più carbone abbiamo, meglio è. Così consumiamo meno legna per le fornaci. Andiamo.
Guardia di Gaia. Atto carbone. Questo è l'ultimo attacco di carbone che prendo. E sono arrivato a livello 2. La pioggia non è passata, però potrei uscire. Ecco qua. Nello scorso episodio, se vi ricordate, avevamo pure costruito questo, che ci permette di ritrovare la casa quando muoiamo o andiamo in punti ben lontani. Volevo recuperare un po' di semi, in modo tale da ampliare un po' la nostra coltivazione. Tre dovrebbero bastare. Non la voglio fare ampissima. Ma voglio allargare leggermente. Prendiamo la nostra zappa. Tanto la pioggia dovrebbe innaffiare il tutto. Ecco, una qui. E poi gli ultimi due semi qui. Perfetto, il nostro orto già è più grande. Possiamo recuperare questi, ossia alberi da poter piantare. Ne mettiamo una qua e uno qui. E di registrazione siamo già a 6 minuti. Forse lo interromperò tipo 10, ma vabbè. Ecco qua la colonna che mi ha aiutato a ritrovare casa. Nel frattempo qua le piante si stanno annaffiando e sto iniziando ad avere fame sia nella realtà sia nel gioco. Mangerei qualcosa di semplice, come ad esempio questa mela. No, anzi me la porto con me, perché mezzo di fame non è poi tanto grave. Beh, già puoi innaffiare anche questo e questi qua, grazie. Mi faresti un favore così. Prima o poi dovremmo anche craftarci un secchio per recuperare l'acqua, così da innaffiare le nostre piante senza dover aspettare che c'è la pioggia. Qua c'è già una fonte d'acqua. In più ho trovato un depollo. No, prima non avevo fatto le farming of camera. No. So che hanno messo un po' da stupidi. Fare questo che sto facendo. E mi raccomando, so che non c'entra tanto con Minecraft, ma è importante. Restate a casa. Restate a casa, che è molto importante. Perché sennò potreste essere contagiati da coronavirus. Per ora meglio non far salire i contagi, ma solo farli scendere. Mettiamo tutti questi materiali che abbiamo recuperato in cassa, come questa Gaia, questo, questi ciottoli, questo carbone e questo. Non riesco a metterli in ordine. E spero che questo video sia piaciuto. Un secondo che mangio la mela. Non dimenticate di lasciare un sacco di pollici in su. Iscrivetevi al canale attivando la campanellina per non perdervi un sacco di nuovissimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!